Certo che dovremmo trovare qualche altra attività adatta a noi, più a nostra misura. Vero. So che all'WISP hanno particolare attenzione allo sport femminile e organizzano tantissime attività. Guarda qui. Mi piacerebbe. Mi scoccia sentirmi osservata quando nuoto. Io sono Mariam e ho scelto di venire in piscina per sole donne. Certo che andare a vela deve dare un gran senso di libertà. Oppure loro, giocando a calcio invece di aspettare i figli a bordo campo. E pensa all'orgoglio di queste donne per l'autonomia conquistata, imparando ad andare in bici. A proposito di andare in bicicletta e di libertà, ecco una cosa che proprio non sapevo. Il ruolo che hanno giocato le donne e le ragazze staffette in bici nella Resistenza. Senza la staffetta, senza le donne, il movimento partigiano non avrebbe potuto avere quello slancio e quella solidità che ebbe e non avrebbe potuto avere la vittoria. E guarda questi fumetti. Sì, avevo visto un servizio in televisione. Hanno scritto la Carta dei diritti delle donne nello sport e l'hanno tradotta in fumetti per catturare l'attenzione dei ragazzi. Certo che però quando i giornali parlano di sport femminile è sempre tutto un commento su come si vestono, sui compagni, i mariti, invece che su quello che fanno. Beh, anche su questo all'WISP si danno da fare. Con l'associazione di giornalisti e Giulia hanno scritto un decalogo di come si deve rappresentare lo sport femminile e sull'attenzione al linguaggio che si usa. Se parliamo di linguaggio, allora, sai la fatica che fanno ogni giorno le persone che non si riconoscono con il sesso della carta d'identità? Fare sport di squadra, poi, è difficile. Però, aspetta, guarda qui. Tempo fa avevo visto uno spot che parlava di questo tesseramento. Ho saputo che qui alla WISP è possibile fare il tesseramento alias, perché io sono una persona trans e non ho ancora modificato i documenti. Sì. Ok, se sì, nessun problema. E l'WISP è stata chiamata anche da alcuni comuni per illustrare i dipendenti come usare un linguaggio non sessista. Corsa Rosa, partecipa alla Corsa Rosa WISP. Donne rosa, il solito stereotipo. Beh, in questo caso non è proprio così. Sono corse contro la violenza sulle donne, destinano fondi alle case che accolgono le donne maltrattate e i loro bambini. E poi guarda, corrono anche gli uomini con le magliette rosa. È vero, e poi non corrono e basta. Collaborano con Dire, la rete dei centri antiviolenza, e hanno in programma un progetto, Differenze, per le scuole superiori. Prova a vedere se si può fare anche nella mia scuola. Bene, così si fa. Certo che contro violenze e disuguaglianze ci vorrebbero molte più donne nella stanza dei bottoni. Intendi anche nello sport? Eh sì. Guarda un po' qui. Sai che anche quando eravamo tutti chiusi in casa, all'WISP non si sono fermati. Hanno fatto attività e incontri online. Li hanno chiamati Futura per collegare in rete le varie esperienze per la promozione dei diritti di genere sul territorio. Adesso tocca a voi.